San Siro festeggia il debutto in A dell'Avellino. Si pensa, chissà perché, ad una squadra materasso e si scopre invece gente che corre e sa giocare. Il Milan è a corto di fiato, avendone speso parecchio nelle due ore passa trascorse in Cecoslovacchia. Inoltre è disposto con troppo ottimismo. Rivera, Novellino e Antonelli provocano un'inflazione di rifinitori a danno del centrocampo. In questa zona, infatti, per più di un'ora l'Avellino lavora con freschezza di gambe e di idee. La prima palla gol è per De Ponti. Albertosi manca l'uscita e poi dice grazie con un lungo abbraccio. Come sempre nel gioco milanista i difensori vanno a caccia di gol. Ecco Maldera. Ma quando gli schemi non funzionano ancora, la strada verso la porta avversaria si ingorga. Vediamo Baresi neutralizzato dall'ottimo Piotti e poi ancora Collovati scontrarsi con Chiodi. La confusione del Milan agevola evidentemente l'Avellino. Ancora un'occasione per Maldera, ma il suo sinistro non è irresistibile. Nella ripresa qualcosa cambia. Sartori al posto di Antonelli e Walter Novellino in versione brasiliana. Guardate il suo spunto molto bello e il tiro impreciso di Sartori. La pressione del clan rossonero è insistente. Rivera raggiunge Chiodi. L'attaccante è fermato da Piotti, secondo Rivera, in modo non del tutto corretto. Buriani, tra i più in forma del Milan, dopo molto correre, conserva ancora qualche energia per il tiro. Il primo finisce fuori, ma il secondo, correggendo un tentativo di Collovati, va a segno. È il gol che decide la prima sconfitta dell'Avellino. Gli ospiti si consolano con la fondata convinzione di essere entrati nei quartieri alti del calcio nazionale con il massimo decoro.